Buongiornissimo raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Si è conclusa anche questa giornata degli Australian Open, si è concluso il day 8 degli Australian Open, dove si sono giocati gli ultimi ottavi di finale a livello maschile e femminile, oltre ai secondi turni juniores, diciamo. Davvero ci sono state delle bellissime sfide come al femminile, quella tra l'attuale numero 1 e la numero 1 per antonomasia, ovvero tra Simone Halep e Serena Williams, e alla fine è stata la statunitense a prevalere con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 con la statunitense che in qualche maniera è riuscita a battere la Halep. Comunque grandissima partita a livello fisico proprio. È impressionante come a quell'età sia ancora così in forma a livello fisico. Davvero sta sorprendendo tutti che nonostante davvero abbia affrontato la maternità è tornata alla grandissima Serena Williams. Davvero incredibile, impressionante, fenomeno. Non ho davvero altri aggettivi per descrivere Serena Williams. È comunque bravissima anche l'Halep, che lo sappiamo, non al meglio si è presentata a questa Australian Open, visto che non giocava comunque addirittura dal primo turno dagli US Open. Eppure, insomma, una Simone Halep che comunque è arrivata agli ottavi di finale, anche oggi è riuscita a competere alla pari contro Serena Williams, che è tutt'altro che banale. Invece, a livello maschile c'è stata anche la sfida tra Alexander Zverev e Milos Raonic, cioè con l'imperiosa vittoria di Raonic 6-1, 6-1, 7-6 ad Alexander Zverev. Il next gen tedesco ancora non riesce ad emergere negli slam. Invece grande prova per Raonic, che fa un altro scalpo importante. Veramente sta facendo un super torneo Milos Raonic. Ha eliminato dal primo turno Nick Kyrgios, al secondo turno Wawrinka, adesso al quarto turno Alexander Zverev. Davvero un percorso impressionante quello del canadese, che anche oggi ha fatto un match pressoché perfetto contro invece uno Zverev che veramente anche deconcentrato, uno Zverev veramente falloso, falloso, falloso e nervoso peraltro. Ha espresso tutto il suo disappunto proprio nella racchetta spaccata al cambio campo quando era sotto 6-1, 4-1 lì. Davvero si è vista tutta la frustrazione che aveva in corpo comunque Alexander Zverev. A livello femminile peraltro c'è stata la vittoria di Elina Svitolina sulla Keys, comunque al 6-3 al terzo set. Bella vittoria per la Svitolina, che è ancora a caccia del suo migliore risultato a livello slam. Erano stati i quarti di finale al Roland Garros dello scorso anno e sta cercando di migliorarlo ulteriormente. Comunque Elina Svitolina, no scusate, non quarti di finale del Roland Garros dell'ultimo anno, forse quarti di finale proprio all'Australian Open lo scorso anno. Comunque erano stati dei quarti di finale, li ha eguagliati, adesso sta cercando la prima semifinale slam nella sua carriera, che la lancerebbe nell'Olimpo del tennis. Vince invece Naomi Osaka contro la Sevastova e vola anche lei ai quarti di finale. Sta cercando comunque di confermarsi ad altissimi livelli dopo il primo successo slam a New York. Vince anche la Pliskova contro una Muguruza mai stata brillante nel torneo, e quindi la Pliskova, dopo la vittoria contro Camilla Giorgi, si conferma e vola appunto ai quarti di finale. Insomma, davvero una gran bella partita comunque giocata dalla Pliskova, sempre solida, 6-3-6-1. Davvero affronterà tra l'altro Serena Williams in una sfida che si davvero si preannuncia da bombardiere. Invece gli altri match maschili con il sorprendente, direi, la sorprendente sconfitta di Cioric contro Lucas Pouille, con il francese che è riuscito a prevalere in 4 set. Il mio pronostico diceva
Cioric ai quarti di finale, invece il croato si è fatto prematuramente eliminare, insomma, a sorpresa direi, perché insomma, Cioric è molto abile su questa superficie e poi tra l'altro Puig veniva da un 2018 poco soddisfacente, invece si è già riscattato in questo inizio 2019 ottenendo subito un bellissimo quarto di finale Slam. E poi veniamo alla partita più intensa del torneo, più discussa sicuramente anche del torneo, con Nishikori che vince 7-6 al quinto set in rimonta, peraltro 6-7, 4-6, 7-6, 6-4, 7-6. Ma le polemiche sono tutte per il super tie break del quinto set. Carreño è avanti 8-5 con l'attacco di Nishikori. Carreño riesce a difendersi, prova il passante a oltrepassare Nishikori che era sceso a rete. Il passante viene deviato dal nastro, prende peraltro la riga. Poi Nishikori si trova la palla comoda e chiude con il vincente. Ma prima o durante comunque il vincente di Nishikori, il giudice di linea aveva chiamato out la palla di Carreño Busta. Appena sentito lo spagnolo la chiamata del giudice di linea, ha alzato la mano per chiamare il challenge. E in questi casi il regolamento parla chiaro. L'arbitro non può affatto impedire al giocatore di usare il challenge. Invece l'arbitro questo ha fatto, ha impedito a Carreño Busta di usare il challenge praticamente facendo finta di niente e non considerando il punto senza la chiamata del giudice di linea. Veramente questo è una ladrata per Carreño che dopo si è scagliato contro l'arbitro. Si è messo a protestare prima in inglese e poi in spagnolo, davvero un Carreño furibondo a quel punto che ha perso la calma e ha perso tutti e quattro i seguenti punti, regalando di fatto la vittoria a Kei Nishikori, che è riuscito ad approdare ai quarti di finale. Però davvero un errore madornale, un errore incredibile dell'arbitro, che è stato veramente decisivo in quel caso, perché il tie-break si era messo alla grande per Carreño Busta, invece la partita è girata su un punto, perché lì ovviamente Carreño si è deconcentrato a quel punto, non è riuscito a restare con la testa sul match nei punti più decisivi. Ma è veramente scandaloso, perché non puoi assolutamente commettere un errore così grave quando si giochi un passaggio ai quarti di finale di uno slam. È veramente un errore marchiano da parte dell'arbitro, e spero davvero che l'ITF se ne renda conto e sospenda quantomeno quest'arbitro, perché sicuramente Tom Sweeney comunque se lo merita di essere sospeso, perché questa è una decisione completamente anacronistica, perché l'arbitro non può interpretare il regolamento. In questo caso il regolamento parla chiaro e non può impedire al giocatore di usare il falco, e quindi errore assolutamente madornale da parte dell'arbitro. E invece l'ultimo match di giornata con Djokovic che ha battuto Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3, 6-2. Comunque Novak Djokovic che è dovuto ricorrere agli straordinari per battere un solido Medvedev, comunque il russo instancabile, un russo solido che anche oggi comunque ha dimostrato una buona solidità al cospetto di Novak Djokovic, che però ragazzi ancora dimostra una condizione fisica invidiabile e in questo momento è veramente il favorito numero uno per il torneo, in virtù anche delle eliminazioni di Alexander Zverev, ma soprattutto quella di ieri di Roger Federer. Però anche oggi comunque Medvedev ha fatto una grande partita come Shapovalov l'altro giorno, ma non è bastato, perché contro Djokovic non devi fare una grande partita, perché lui non deve fare una grande partita e tu devi fare la partita perfetta. Questa è la coincidenza, diciamo, che deve succedere per battere Djokovic. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Tra l'altro Musetti ha vinto la sua partita 6-4-6-0 volando al secondo turno. Anche Zeppieri mi pare sia volato comunque al terzo turno. Insomma, buone notizie anche dagli juniores. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto sulla questione Carreño e Nishikori.
Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete questo video, lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate, appunto, soprattutto sulla questione di litigio tra Carragna Busta e Nishikori. Iscrivetevi al canale e noi arrivederci, dai, ci vediamo al prossimo.